Credo che questo solco tracciato possa essere quello giusto e sono convinto che chi mi sostituirà lavorerà in tal senso e forse migliorerà ancora. Ha detto che ricorderà il sorriso dei telamani. Sì, sicuramente sì, perché sono state delle cose spontanee. Io ho vissuto molto il territorio ed era bello incontrare persone per strada che non mi conoscevano, soprattutto all'inizio, e che hanno avuto sempre delle parole gentili nei miei confronti anche dopo. Quindi questa è una cosa che mi porterò dentro di me e che credo che sono, e sono convinto che lo troverò anche nelle zone della Romagna. Però questo è particolare, perché è un sorriso molto più vicino al sud da cui io provengo e sono le origini che mi hanno portato fin qua e che non rinnegherò mai. È una provincia, ripeto, con degli standard di sicurezza accettabili. È ovvio che la società si evolve o si involve, ci sono delle situazioni criminali che ogni tanto emergono, quindi di conseguenza non si può assolutamente abbassare la guardia anche in questo territorio. Bisogna avere appunto l'attenzione sempre alta per far sì che questi standard di sicurezza non degenerino, ma che si conservino così. Quindi io credo che abbiamo avuto degli ottimi risultati, ad esempio nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, tanto per dirne una, no? Ma non solo quello, abbiamo contrastato bene anche dei fenomeni un po' particolari per strada, intorno alla malamovida e cose di questo tipo. Quindi, però sono situazioni che sono state controllate bene, quindi significa che erano solo embrionali, a parte gli stupefacenti, erano embrionali, quindi si può lavorare in tal senso, si può far sì che queste metastasi non si diffondano, quindi abbiamo ancora questa possibilità. Questo è un territorio sano da questo punto di vista, se si lascia andare allora può degenerare e quindi poi è molto più difficile intervenire, però non credo che siamo a questi livelli. Volevo anche fare, visto che ho parlato prima delle elezioni, volevo anche fare un augurio a tutti gli eletti, a tutte le persone che in questa campagna elettorale sono risultati eletti, sia coloro che andranno a sedere sui banchi dell'opposizione, sia coloro che governeranno. Buon lavoro a loro, sono certo che faranno bene e quindi buona vita a tutti quanti voi. Grazie.